Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89 in un nuovo appuntamento di Dante's Inferno. Allora, siamo rimasti qui. Intanto fatemi rompere di nuovo B. Perfetto, fammi entrare, puzzolente. Oh mio Dio, qui che cos'è? C'è lava ovunque. Oh mio Dio, c'è gente che se ne va a passeggio con quei cosi bellissimi. Perché fai avanti e indietro, maledetto? Qua qualcosa mi puzza. Mi puzza e non sono io. Ascendiamo con l'ascensore. Tra l'altro molto lento, magari si dà una mossa. Ascensore? Ascensore? Non sei un po' lentino? Con calma, eh? Cioè, manca solo la musicoletta quella. Ok, molto lentamente siamo arrivati giù. E... ah, c'è Virgilio, dici. Non far che Pluto, dio della ricchezza, ti ostacoli. Per qual potere abbia il maledetto lupo? Ok. Come potrò andare avanti? Vuolsi nell'alto il viaggio tuo, laddove Michele fe vendetta della superba ribellione. Virgilio, però tu le cose le devi dire più chiaramente, eh? Io te lo dico, devi essere più chiaro, eh? Oh mio Dio, che cos'è? Pluto, dio della ricchezza. Va bene. Ok, promette, cacca. Io a voi vi faccio così. Vi faccio così, vi annienzo tutti. Vieni qua. Vieni qua. Anzi, già che ci... no, 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 no. Mortacci di te. No, no, no. Tu sei cattivissimo. Aspetta, ma avete detto... oh, questo è stato un suggerimento perché l'abbiamo comprata e mi avete detto di utilizzarla e io la utilizzo. Ouch. Vieni qua. No, bastardo. Vieni qua. Tuzia. Aia, quei cosi fanno malissimo. Quei cosi fanno malissimo. Vaffa frega. Boom, che botta. Vieni qua. Chiuso la croce, sa? No, fanno male. Fanno male, fanno male, fanno veramente male. Sono un qualcosa di tragico. Lasciami stare. Tuzias pelatas. Vieni qua. Meno male che si auto-infliggono danni da solo. Vieni qui, a mamma tua. No, ecco, mortacci di te, mortacci. Vieni qua, abracadabra. Oh, questo è andato. No, questo è un kamikaze del cacchio. Tuzio pelatus infibitus wallazio. Tuzio è pelato. Ah, sul tuo zio è pelato. Ah, questa c'hanno i piselloni. Vieni qua. Vieni qua. Oh, subito facciamogli capire chi comanda queste qua, eh. Tu non mi esplodere addosso. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Aio. Io mi devo imparare a parare. Mi devo proprio imparare a parare. C'è poco da fare. Io tiro croci a cocò. Come se non ci fosse un domani. Là ci sta il kamikaze. Bastardo, ma vuoi morire? Muori. Oh. No, queste fanno malissimo. Questo. Vieni qua, esplodi qua, bastardo. Esplodi qua. Oh mio Dio, mi sembro Heidi. Che saltello, perfetto. Vieni qua. No. Oh, mortaccine. Mortaccine. Ouch. Ouch. Sto quasi senza vita. Mortacci di te, mi state rompendo il bug. Oh, ancora? Che fai? E fin qui ci siamo. Probabilmente lo devo spostare? Probabilmente no. Ecco, e poi? Oh, siamo qui e ci prendiamo il sole. Per me ci stanno per mica problemi, eh. Allora, qui non posso fare nient'altro. Vediamo. Qui neanche. L'unico posto forse che mi può interessare. E giro, giro, tondo. Vediamo un po'. Vedete, però io me lo ricordo che quelli si sgretolano. Cioè, io me lo ricordo perfettamente. Vai, gira, non gira più.
Dai, cavolo. Ma io faccio così. Faccio così. Vai, tu rigenerati. Poi faccio così. E poi devo prendere anche quest'altro. Ok, se io facessi così. E poi facessi così. E poi... non ci sono arrivato. Va bene, la cosa mi diventa molto complicata. Allora, dobbiamo provare a fare delle cosine. Allora, innanzitutto, io provo e do. Ti faccio risuscitare a te. Poi, molto velocemente, però Dante, tu dovresti essere più veloce, eh. Giro, giro, tondo. Quello sicuramente va messo all'ultimo. Quello va messo all'ultimo, io lo so. Vai, gira. Gira. No, non me lo fa girare. Avete capito? Non mi fa girare. Bastardo. Così si rigenera. Così si rigenera. Col cacchio si è rigenerato. Ok, io faccio così. Faccio così. Ipoteticamente dovrei fare tipo così. Vai, sali, sali Dante, 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 dai, 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 dai. So salito. Babbe Satana. Babbe Satana. Ma io direi anche a tua zia a sto punto, io. Non per dire niente, non so quello che mi hai detto. Comunque tu zia ci sta sempre in mezzo. Allora salviamo e continuiamo, non vi preoccupate, continuiamo. Quindi salviamo e andiamo avanti, che la cosa si fa sempre più difficile. No, non lanciarmi le croci così, Dante. Stai calmo però, No, niente. Ok, e passiamo per di qua. Tanto so che non è finita, perché me lo ricordo, so che non è finita. Assolutamente. Ah, un po' di vita me l'hanno data. E se mi hanno dato vita, ragazzi, state pur sicuri che qualcosa sta per succedere. Ok, ah, di nuovo Virgilio. Virgilio, amico mio, dimmi. La ruota della fortuna. Colui che fece i cieli nominò una guida che scambiasse i beni vani da un sangue all'altro. E fin qui tutto a posto. Altro? Chi è codesta? Ah, ok, oro sprecato, ma ha dato pure una riunione, ottimo. Fortuna che i ben del mondo ha tra gli artigli. Il tuo saper comprenderla non può. Ella provvede, giudica e governa il suo reame. Necessità la fa essere veloce. Com'è considerata? Colei è spesso messa in croce, anche da coloro che lodarla devono. Lieta, la ruota gira. E beata sta in felicità. Che è la ruota di, della fortuna di Mike Buongiorno? Cioè, non ho capito. Andiamo a vedere. Ok, qui tengo premuto e... mi sembra Tarzan. Proviamo ad andare sopra, vediamo che cosa c'è sopra. Vediamo. Ah, eccola. Eccola, è lei. Salve. Ecco, salve un cazzo. Mortacci vostri. Venite qua. Dai, venite, puttane. Venite, vostra mamma! Non si fanno niente. Vieni, vieni. Vieni qua. Io vi riempio di croci. Cioè, vieni, ecco, e tu mi rompi il culo. Perfetto. Mi devo imparare a pararmi. Assolutamente. Assolutamente. Vieni qua. Mi sono parato. Grande parata. Una grande parata. Finalmente, ragazzi. Qua voglio il pollicione in su, ricordatevelo. Parata. No, para... parata rallentatore! Aia! Ma siete troppe! Siete troppe! Non riesco a gestirvi, puttane! Vieni qua! Gira, bastarda! Aio! Quello non lo posso fare! Quello non lo posso fare! Mi devo parare! Ogni tanto mi devo parare con queste! Mortacci vostra, quante siete! Brutte zoccole! Venite, venite! Tacci vostra, no, comunque qualche colpo lo devo subire per forza. Olle, parata signori. No, tu sei una stronza. Vieni qua. Ok, quella l'ho fatta, col cacchio. Parata. Oddio, che cos'è? Ma tipo innamorato. Ah, brutta stronza. Ah sì? Ah sì? Vai, gira Beyblade, dai cacchio. Gira, bastarda. La furia me la voglio mantenere. Anche se, secondo me, era meglio che la utilizzavamo adesso. Perché queste non vogliono creparmi. Non mi crepano. Ancora. Niente, vabbè, mi avete rotto le palle. Mi avete rotto le palle.
tanto infuriato, tanto incazzato. Oddio, ci sta anche quell'altro. Io vi annienzo. Io vi annienzo, vieni qua. Vieni qua. Questo abbiamo fatto, ma quello non è un problema. Il problema sono queste. Devo oh! Così si fa. Porco un palazzo, un burazzo. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Che arriva quello grosso. Ah! Non mi vuole abbracciare. Quello è l'orso Berg, abbraccia tutti. Vieni qua. Oh, è andato. Questa è andata. Quindi a te incomincio a colpirti sulle tettine brutte brutte. No, come quelle di Sidra. Vieni qua. Vieni qua. Brutto stronzo. Vieni qua. Da dietro. Ti sto dietro. No, non mi sc- oh! M'ha scureggiato in faccia e m'ha ucciso! Mi ha scureggiato! Ragazzi, mi ha scureggiato in faccia! Ha fatto una kill di scureggia! Ma non ci voglio credere! Ma non è giusto, mi ha scureggiato in faccia e sono morto! Ma mortacci di te! Ha un'arma potentissima, il suo culo! Oh mio Dio! Adesso mi tocca rifare tutto, ma... stiamo scherzando, vero? Io non so come uccidere tutte queste qua. Magari ne prendo una, la metto all'angolino e poi la gonfio di botte. Ma siete troppe. Siete troppe e siete pure stronze. Ancora. Ancora. Vieni qua, vaffa, frega, vaffa. Vieni. Beccate questa, beccate e vaffa, frega. Oh no, no, queste sono troppo forti. Sono troppo, ma veramente troppo forti. Mi devo... no, pure le schivate dovrei fare. Cioè, avete perfettamente ragione. Ma non è facile. Non è facile, assolutamente. Non è facile. Mortacci vostra. Va niente a tutte. È uscito il tromboliere. È uscito il tromboliere. Mi scureggia in faccia e mi uccide. Incredibile. Non credo che mai nessuno sia riuscito a uccidere una persona con una scureggia. Vieni qua. Vieni qua. Ti sotterro, porco. Ne è rimasta due. Ne sono rimaste due. E queste menano, Queste menano, Ancora. Ancora. Gira. Bastarda, vieni qua. Dove sei? Vieni, vieni. No, ancora, no, vedete ragazzi, queste. Ancora, niente, 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 niente. Troppo, troppo, troppo più forti. Vedete che pure stavolta siamo schiattati. Ora su, quella l'abbiamo uccisa, non mi interessa, io ti faccio la furia. Allora, questo mi scureggia da dietro. Quindi dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo fare molta attenzione. No, l'acido del cacchio. Va bene. Ok ragazzi, sono ritornato contro lo schifoso. Sto nuovamente contro lo schifoso scureggione. Non mi scureggiare dietro, bastardo. I due peti sono come un rock. Mio Dio. Con calma. Con calma. Schifoso maiale. Oh mio Dio, ancora. Basta. Arriva di tutto. Arriva davvero di tutto. Io provo pure con un po' di croci perché qua. Qua urge. No, 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 no. L'orso bear abbraccia tutti. Andate via. Aio, che male. Vai via. Bastardo. Beccati un po' di croci. Questi, no, questi pure sono difficilissimi. Vai giù di croci. Porco di me. Mi sembro Kosu. Kosu. Chi è Kosu? Vieni qua. Ah, ziad. Vieni qua. Vieni qua. Ma non so come. Non so come fare. O glieli faccio esplodere addosso questi cosi. Sì, però esplodete. Ecco, no addosso a me. No addosso a me. Vieni qua. Venite qua. È difficilissima sta parte. Non avete idea di quanto possa essere difficile. Ok, RT, questo è il momento giusto. Assolvi. Mortacci di te, dammi un po' di vita. Me l'ha data. Non tantissima, ma me l'ha data. Abbiamo fatto anche un nuovo punto esperienza. Oh, certo. Oh, ma che ci vuole? Non ci vuole niente, no? Ma che ci vuole? Tanto era già facile prima. Oh, adesso voglio vedere che cazzo mi invento. No, non è possibile. Non è possibile. Non è veramente possibile. No, come faccio? Come faccio?
Io ci vado de croci, ma io quello posso fare, cioè dovrei attaccare questo, ma è impossibile. No, è impossibile per me. Veramente troppo. È troppo! È veramente troppo, 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 troppo. Non ce la potrò mai fare. Non ce la potrò mai fare. Cioè, io provo ad andarci giù di croce pesante, ma vieni, vieni. Te sguaio. No, mi fa malissimo. Mi fa veramente malissimo. Vai di croci. Vai di croci. Oh! Oddio, raga, mi sto impegnando brutto. RT, mortacci di denti, condanno, bastardo. Vieni qua. Oh, dammi per favore della vita. Sì, 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 sì. Che capirai, te ci sei sprecato, li mortacci di denti. Zia! No, non mi devi incantare, puttana. Che poi arrivano l'altro e mi picchiano. Allora, io faccio così e ogni tanto è meglio che mi paro a buffo. Ecco, non ci sono riuscito in questo caso. Baffa, frega. Vieni qua. Dai, giriamo. Giro, giro, tondo. Vieni, vieni. Ancora. No, devo impararmi qua. Qua stiamo sul filo del rasoio. Stiamo sul filo del rasoio. Uno contro uno. Uno contro uno. Bastarda, ti paro. Bastarda, ti paro. Vieni qua. Vieni qua. Non puoi sconfiggermi all'ultimo. Non puoi. Oh mio Dio. Qui i pollicioni, ve lo ricordo, ci stanno davvero, davvero tutti, ragazzi. Premete quel cacchio di pulsante, perché qua ho fatto un miracolo. C'ho veramente la vita messa malissimo, eh. Allora, nel frattempo io andrei a vedere se posso comprarmi qualcosa di interessante. Lancia, continui a spedirlo all'avversario. No, non mi piace questo qua. Non mi piace. Y intenzionale per lanciare un attacco ferrato con la mossa finale. Questo può essere utile. Però vediamo se c'è ancora mana. Aura nera allusiva al livello 3. Cella di redenzione. Aggiunge una cella di indicatore di redenzione di tanto aumentando la durata. Se non ci prendiamo quello, mi sa che non ci dobbiamo prendere nient'altro. E qui non posso veramente prendermi niente. Anzi, mi sa proprio di sì, invece. Allora, tieni premuto B, rilascia B mentre sei in aria per... Ok, questo non me lo posso prendere. Va bene, va bene. Divinità. Diminuisce il 5% dei danni degli avversari. Va bene, ci siamo un po' potenziati. Infatti, guardate, abbiamo una nuova barra. E non è male. Ce ne dobbiamo andare qui. Quindi io faccio così. Poi vado qua. Ecco, e ci stanno gli stromboli. Vieni, vieni. Aio, non puoi farmi così male tu, essere inutile, che ti ci hanno messo per un errore di gioco. Oh, e andiamo qua. Aprate, sesamo. Aprate. Oh. Non so quanto viene lungo questo episodio, ma non mi interessa. Non mi interessa, me li chiedete più lunghi e io ve li faccio più lunghi. Aspetta, fammi vedere una cosa qua, che c'è qualcosa che... No, niente. C'era qualcosa che non mi sconfinferava, ma alla fine niente. Ok, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qui, anche perché ci abbiamo il salvataggio. Però prima... Oh, ci abbiamo anche un'anima da liberare. Allora, prima prendiamoci la vita. Poi ci prendiamo il mana. E vediamo lei chi è. Vediamo, eh. Non mi interessa assolutamente di politica. Fulvia, un tempo moglie di Marco Antonio, fu posseduta da un'irrefrenabile avidità, conosciuta come la donna più avida di Roma. Perseguì il potere in tutti... Ah, perseguì il potere in tutti i modi. E io ti condanno, bastarda. No, ti prego. Vai via. Vai condannata. Brutta, lurida puttana, ci aggiungerei. Quindi, salviamo, salviamo, sovrascriviamo, sì. Ragazzi, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi pollicione in su. Commentate, condividete, al prossimo appuntamento con il vostro Ciccio Gamer 89. Ciao! Attaccheranno i cyber soldati. Altrimenti non risponderanno ai cyber colpi a fuoco. Distruggere i prototipi di gabbia cerebrale. Tutta frenesia. Senza pensieri, la tua vita sarà. Ma state calmi. Ma io dico no! Ma stavo facendo tanto stealth, bastardo!